solo formulare un ringraziamento sincero alla Cassa Rurale Artigiana di Brendola, al suo presidente, il dottor Gianfranco Sasso. Hanno avuto la generosità, ma anche l'intelligenza di trasferire delle risorse ripartendo su quattro reparti, fatto in maniera straordinariamente, come si vede, democratica, perché siete riusciti, siete andati da Valdagno, che è qua rappresentata dal dottor Chinellato, che è un cardiologo del reparto dell'ospedale di Valdagno, il dottor Salano è il primario di chirurgia generale invece all'ospedale di Noventa, quindi Valdagno, Noventa, Arzignano col dottor Schieven, che è il primario della pediatria di Arzignano, e il professor Ronco, che è capo dipartimento e primario del dipartimento di nefrologia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Quindi cosa che ha lasciato fuori? L'Unigo forse, la prossima volta? La prossima volta. No, a parte le battute, quindi non si può. Anche sarebbe il nostro ospedale, non si può. Vicino alla nostra a casa proprio, si muove sempre di fame, dice, si prende in giro. In modo, sono tre donazioni che dopo magari necessariamente li approfondisci un attimo. Una battuta dopo la facciamo fare ai nostri clinici, che sono dopo loro quelli che devono utilizzarle. Vi ribadisco che verranno utilizzate con capacità, con passione, perché tutti sono bravi, qua abbiamo quattro reparti per noi particolarmente performanti, particolarmente importanti, reparti tra l'altro che hanno un'interrelazione con la gente, con la popolazione continua, pensate alla nefrologia, tutta la parte dei pazienti con patologie renali, i bambini della pediatria di Schieve, la chirurgia generale 90, tanto c'è una chirurgia che lavora molto bene a 90, allora, qualche volta pensate, ieri mi ha fatto una battuta importante, mi incontro e ho detto ma ci sono gli ospedali nuovi, no, qua non ragioniamo più di ospedali maggiori, stiamo ragionando di una rete di ospedali in cui stiamo ripartendo, il professor Rombo è testimone e direi preconizzatore di tutta questa operazione, perché da lui dipendono i centri di dialisi sia di Vicenza ma anche quello di Valdagno che quello di Arzignano, quindi li mettiamo in rete, la chirurgia dei 90 per esempio sta facendo delle cose molto importanti, stiamo trasferendo attività chirurgica a 90, perché forse lo faccio una notizia, mi sono andato a operarmi a 90, ecco, non vi dico che cosa, ma sono ancora vivo, quindi. Ma in modo perché qualcuno mi operi a Vicenza, no, guardate che essere operati a Valdagno o a Zignano a 90, ormai abbiamo qualità di professionisti, di strutture che sono assolutamente equivalenti. Dopo c'è l'alta specialità che deve essere operato, l'intervento di neurochirurgia, chiaramente la faccia solamente la licenza, ma sul resto veramente, e soprattutto incominciamo a intercambiare anche i professionisti, vengono a operare qua, vanno adesso. Il futuro però è importante, lo dico ai banchieri che loro sono bravi, chiudono le filiali, le spostano, basta, io vi lascio, grazie che siete venuti, grazie al direttore, vi lascio nelle mani della Bellomichi, buon Natale, auguri, ci vediamo, speriamo anche l'anno prossimo con altri doni sotto l'albero, ma ne abbiamo sempre bisogno. Ma io dico, i bisogni ci sono sempre, quello che devo garantire è che sono le capacità, non del direttore, che sarebbe molto male, ma le capacità dei nostri medici, dei nostri reparti, di utilizzarle al meglio. Insomma, grazie anche a tutti i soci vostri per quello che volete. Grazie a lei e grazie a voi. È stata una bella idea, una bella cosa questa che stiamo facendo oggi. Una bella cosa perché la facciamo per la gente del nostro territorio e lo facciamo nello spirito con cui questa banca è nata. È sempre stata generosa perché sono le banche di credito cooperativo, no? Sono banche che hanno i principi ispiratori delle loro attività basati sulla mutualità, sulla solidarietà, sul contribuire a costruire il bene comune. Più bene comune di questo che è la salute, no? Il valore principale per tutte le famiglie del nostro territorio. Noi aiutiamo le famiglie cercando anche di far crescere l'economia, perché il primo valore come assieme alla salute è il lavoro poi della famiglia. E quindi mi è particolarmente gradita
stata questa iniziativa, questa bellissima iniziativa, perché guardate che l'iniziativa che è partita da qualche socio della banca, bisogna dirlo questo, no? E la somma che era destinata agli omaggi ai soci quest'anno viene devoluta in beneficenza, no? Viene devoluta, ma una beneficenza importante, perché noi sosteniamo circa 400 enti annualmente, le associazioni, no? E poi, sono fatte così le casse rurali o anche il credito cooperativo, lavorano per la comunità, nella collettività, ci sono le associazioni donatori di sangue, ci sono, ecco, noi conosciamo tutto il volontariato che abbiamo fatto, se nel PIL vicentino mettessimo anche il volontariato oltre 27 miliardi avremmo da molti esempi. Allora è veramente una bella cosa che ci ha entusiasmato, che credo che i soci hanno anche loro dimostrato come condividono i nostri valori, i nostri principi della mutualità, della solidarietà. Di questo ne siamo veramente orgogliosi, perché è un gesto che credo sotto Natale dimostri non solo una generosità, ma dimostri anche quello che è la cultura della nostra banca, che è una responsabilità sociale d'impresa, no? Ecco, si fa un bel dire oggi il bilancio sociale, la responsabilità sociale d'impresa, questa lo è. Per questa, quando noi, i nostri profitti non sono destinati per valorizzare l'azionariato, ma sono destinati a costruire, contribuire, no? al benessere dei cittadini, a guardare che oggi è completamente assente, io credo che abbiamo veramente centrato. E allora il nostro bilancio sociale di quest'anno, che è la rendicontazione delle attività che facciamo sul territorio in funzione dei nostri obiettivi, che quelli che ho detto prima, oggi porta in primo piano, è collocato al primo piano questo progetto, come progetto, che io mi auguro che sia un esempio anche per tante altre iniziative, per tante altre banche, e che sia anche l'inizio di un lungo percorso nel quale l'obiettivo è per tutti, come da sempre, la salute. Quindi a voi, ai vostri reparti, alle persone, da parte nostra un ringraziamento, perché le persone si trovano sempre molto bene quando vengono nei nostri ospedali, e questo non ci fa che piacere, a maggior ragione dobbiamo anche contribuire, perché questo benessere, quando si va appunto in questi locali, in queste zone, sia ancora migliore. Quindi grazie veramente, abbiamo detto prima di squadra, forse un po' di squadra stiamo facendo, no? Ecco, anche ognuno per parte sua, noi poniamo la finanza, voi mettete la vostra professionalità, la vostra passione, e le persone che vivono in questo territorio credo che apprezzino molto il vostro lavoro e anche questa bella cosa che abbiamo fatto. Grazie.